Continua la lunga domenica di Telenova dedicata allo sport e quindi saluto in questo momento anche tutti gli ascoltatori, i telespettatori del circuito Italia 9 Network e naturalmente è con grande piacere che ritroviamo come ogni domenica sera al 91esimo minuto Aldo Biscardi. Buonasera Aldo. Buonasera a tutti. Questo è un campionato che ci tiene con la fiato sospeso fino all'ultima giornata perché ancora oggi in testa alla classifica non è cambiato nulla e c'è sempre un solo punto a dividere la come migliori romanzi gialli, come i migliori film di thrilling, insomma. Campionato che si risolverà con la scoperta della squadra campione d'Italia all'ultimo secondo dell'ultima partita di calcio. Secondo lei sarà fondamentale quindi la partita di domenica prossima che la Lazio dovrà affrontare con la Fiorentina? Beh, è da un po' di giornate che si dice sempre che le partite sono fondamentali, bisogna vedere insomma perché c'è sempre un'ultima partita ancora, quindi è sempre difficile insomma portare avanti il discorso scudetto e chiuderlo così a una giornata alla fine. Secondo me andrà avanti fino all'ultima partita, perché supponiamo che cambi la classifica a questo punto soltanto in favore del Milan, potrebbe cambiare con una battuta al resto della Lazio a Firenze. Beh, poi c'è l'ultima partita e non è facile. Comunque sulla carta l'impegno del Milan con l'Empoli in teoria dovrebbe essere molto più facile di quello della Lazio con la Fiorentina. Sì, però dopo la Lazio gioca in casa col Parma e il Milan va a fare visita a un certo Perugia che potrebbe trovarsi pure in difficoltà. Ma sentiamo come la pensano i nostri telespettatori, i nostri tifosi che hanno telefonato allo 02 480 10 921 per parlare con Aldo Biscardi. Prima telefonata della serata al 91esimo minuto. Pronto? Pronto. Buonasera. Volevo parlare con il Biscardi. Ecco, a disposizione. Con chi parliamo noi invece? Andrea da Milano. Andrea da Milano, prego. Andrea, andiamo. Volevo sapere innanzitutto la squadra dell'Inter dell'anno prossimo. E poi un'altra cosa, secondo lei, signor Biscardi, secondo me l'Inter è andata male quest'anno perché c'erano troppe tensioni sull'Inter e quindi non hanno lasciato Simoni all'inizio lasciar fare un lavoro meno teso. Andrea, abbiamo capito, grazie. Secondo me... Intanto appaghiamo la curiosità di Andrea, la prima domanda, quelli che prenderanno la prossima, è una squadra che si sta costruendo adesso. Naturalmente Lippi la costruisce come i grandi allenatori fanno dalle fondamenta e quindi è arrivato già Panucci è un fatto ufficiale perché l'ha ufficializzato lui stesso, il suo arrivo con la maglia dell'Inter a Milano è un ritorno perché è un ex praticamente che lui già ha fatto... La carriera migliore l'ha fatta nel Milan, prima di emigrare e andare a giocare col Real Madrid, e poi c'è Thuram. Thuram non è una notizia ufficiale, ma Thuram avrebbe già raggiunto l'accordo con l'Inter e quindi Thuram dovrebbe giocare senz'altro con l'Inter. Beh, se si concluderà questo secondo acquisto da parte dell'Inter, beh, c'è una squadra con Thuram e Panucci in difesa, è difficile passare, poi ci dovrebbe pensare Ronaldo e compagnia bene in attacco, partirebbe già col piede giusto. E poi l'altra domanda, le tensioni all'interno. Direi che c'è stata una certa confusione e soltanto in questa ottica ha fatto bene Moratti praticamente ad azzerare tutto e ripartire da capo, perché una società che si presenta con un presidente che ama l'Inter al punto da diventare tifoso e da trascurare un po' diciamo, il comando e la managerialità. Affidandosi a dei vecchi campioni che lui ha idolatrato, ha amato quando erano nella grande Inter di Papà Angelo e quindi erano dei campioni per cui lui da ragazzo ha delirato e l'ha voluto ripresentare lì, è un fatto anche umano molto apprezzabile, molto importante, però poi chi comandava in effetti, comandava uno, comandava l'altro, quando sono il potere si divide tra 5 o 6 dirigenti non c'è mai unità, non c'è mai coesione, di qui poi l'allontanamento di Simone, l'avvento di Lucescu,
il siluramento di Lucescu, l'avvento di Castellini come amico dei giocatori, poi il siluramento o l'accantonamento, la messa in disparte di Castellini e il ritorno, perché anche quello è un ritorno di Hodgson che era stato licenziato qualche anno prima. Ecco, tutto questo certamente ha nuociuto alla compattezza della società prima e della squadra poi, perché non c'è squadra che possa vincere senza una grande società alle spalle. Questo bisogna ricordarlo. Pronto? 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 Buonasera. Salve, sono Angelo da Milano. Angelo da Milano, buonasera. Buonasera, vorrei fare due domande al dottor Biscardi. A disposizione. Se il Milan vince lo scudetto, e secondo me io sono al 100% che lo vince, e poi se Chiesa viene al Milan. Grazie. Allora, la prima domanda, beh, me la chiede a me perché può giocare. Il mago giocherà all'otto, insomma. Io credo che il Milan possa farcela. Questo certamente sì, tutto dipende, però lo ripeteremo fino alla noia, fino a sabato, perché la partita verrà anticipata, fino a sabato alle ore 16, anzi fino alle ore 18, perché quando sarà terminata la partita, soltanto allora possiamo dire se il Milan è in corsa per lo scudetto, non se l'avrà vinto, perché poi, ripeto, ci sono sempre 90 minuti da affrontare. Per quanto riguarda Chiesa, no, Chiesa non verrà al Milan, perché il Milan ha già comprato Shevchenko, UEA è un fenomeno, e credo che Zaccheroni non si disfi facilmente di Birov, anche se Birov oggi insomma, ha lasciato qualche, come dire, ha avuto qualche critica, perché insomma non è una stagione molto felice per lui. Però dice bene, quel critico qui sostiene come UEA si giovi del marcamento della difesa avversaria su Birov. Insomma, Birov quando non segna lui fa segnare chi gli sta vicino. Quindi è sempre un giocatore prezioso per il Milan. Pronto? Pronto? Buonasera. Sono Pietro e chiamo da Torino. Pietro, sì. Buonasera. Cosa vuol chiedere? Volevo chiedere una domanda sulla partita di oggi Juventus-Milan. Sì. Volevo dire, buonasera, dottor Sgarbi. Biscardi. Buonasera, scusi. Buonasera. Allora, io volevo dire che comunque questo è l'anno del Milan, perché anche oggi vedendo la partita Juventus-Milan, quello del Milan mi è sembrato un furto, perché visto il primo tempo la partita poteva finire anche 3-0 per la Juventus. Volevo una considerazione su questo fatto. Dunque, io devo dirti, Pietro, che le partite purtroppo per la Juve, purtroppo per il tuo entusiasmo, durano 90 minuti. Nel primo tempo hai ragione, la Juventus poteva battere il Milan, fargli almeno un gol o due, però non li ha fatti, e non li ha fatti perché è stato sfortunato, non li ha fatti perché ha avuto una sola palla nitida, quella di Inzaghi, e poi ha trovato sul suo cammino un grande portiere che ha Abbiati. Quante partite, ti chiedo Pietro, ha vinto la Juventus per le grandi parate di Peruzzi? E oggi il Milan ha retto al dominio assoluto, questo è vero, della Juventus nel primo tempo per le grandi parate del suo portiere. Però poi c'è stata la ripresa il Milan ha segnato due gol e ha avuto almeno altre 3-4 palle gol, poteva finire, pensa, goleata, perché Birov ha mancato veramente due palle elementari più facili che non realizzare un calcio di rigore. Quindi a questo punto io direi che la partita è stata regolare, cioè il Milan non ha vinto per fortuna. Se non si vuole dire fortunato il portiere del Milan, che bisogna dire invece soltanto un giovane valorosissimo, e ha ragione lo stesso Abbiati quando a chi nella precedente trasmissione in Nova Stadio gli ha chiesto, ma qualcuno continua a dire che siete fortunati, se dite che siamo stati fortunati noi del Milan domenica passata, questo vi do ragione al 100%, se dite però che abbiamo fortuna oggi, a chi dice questo io gli metto le mani addosso, ha detto scherzando, e penso che abbia ragione Abbiati. Bene, per noi c'è una prima pausa pubblicitaria, ma tra pochissimo saremo di nuovo insieme, quindi il numero che dovete comporre lo vedete in sovraimpressione sul vostro televisore, componetelo 02 480 10921 perché Aldo Biscardi è qua che vi aspetta. Bene, siamo di nuovo insieme, un campionato che ci tiene col fiato sospeso in testa alla classifica, ma anche in coda alla classifica, rimarremo col fiato sospeso fino alla fine. È aperto anche la lotta ancora la Champions League, perché l'Udinese è in corsa, perché potrebbe agganciare sempre la Fiorentina essendo a 3 punti, ed è in corsa anche, sono in corsa anche le squadre per l'UEFA, la stessa Inter non è spacciata, può farcela, certo. Ancora la Juventus cerca ancora, pensate, disperatamente di agganciarsi alla Coppa dei Campioni, cosa che peraltro escludo perché insomma ha 6 punti
dalla Fiorentina, quindi dovrebbe vincere tutte e due le partite, la Fiorentina perdere tutte e due. E poi l'Udinese non fare tre punti, quindi mi sembra abbastanza improbabile. Quindi aperto, in testa, al centro e in coda della classifica. Dappertutto. È un campionato bellissimo, proprio bellissimo, stupendo. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì. Buonasera, sono Laura, telefono da Milano, sono tifosa interista. Laura, buonasera. Sì, vorrei fare una domanda al dottor Biscardi, premettendo che sono una sua grande ammiratrice, soprattutto per il processo di Biscardi che seguo sempre. Grazie Laura. Senta, allora, una domanda su, per essere diversi un po', sulle cessioni che l'Inter potrebbe fare il prossimo anno. E precisamente voglio sapere, Roberto Baggio, prossimo anno, quale spazio potrà avere all'Inter, se resta naturalmente all'Inter? E niente, e farvi ancora i complimenti per la trasmissione. Allora Laura, Baggio dovrebbe andare, potrebbe andare alla Fiorentina, perché la Fiorentina l'ha richiesto Trapattoni e Baggio ha detto di sì. Naturalmente bisogna fare i conti con l'Inter e quindi vedremo con chi, perché fra due mesi ci sarà l'assemblea e vedremo se torna Moratti, se cederà lo scettro, se ingaggerà un direttore generale e lui rimane nell'ombra come un po' fa Agnelli nella Juventus. Questo è tutto da decidere. Tra l'altro ha comprato anche una bellissima villa, no, Baggio, recentemente a Firenze. A Firenze. E poi c'è Zamorano e Giorca che dovrebbero essere in partenza, perché Lippi non ama questi due giocatori. Lippi vuole la squadra ordinata e vuole i titolari una cosa e le riserve un'altra. Non vuole tanti titolari. Pronto? Oh. Sì, buonasera. Pronto. Pronto? Sì, buonasera. Noi la sentiamo bene. Con chi parliamo? Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Nino da Caserta. Nino, ecco. Da Caserta, buonasera. Allora, che cosa vuoi chiedere? Sono un accesissimo tifoso della Roma. Dottor Biscardi, vorrei sapere come mai il presidente Sensi cerca sempre attaccanti, ha comprato Bartlett, Fabio Junior, quando in casa ha un giocatorino come Chouteau, sì. E non pensa ad acquistare difensori e continua a credere in Zeman anche con la sconfitta di oggi. Dunque, a me sfondo a un muro aperto, perché io ho sostenuto una lunga polemica con l'amico Franco Sensi, perché io non condivido la scelta dell'allenatore Zeman, che è un perdente, nemmeno un perdente di successo, perché poi non è che, diciamo, conquisti qualche cosa, potrebbe conquistare, non so, una Coppa Italia, una finale, non è andato mai in una finale di Coppa, né Italia né UEFA, e né si è qualificato per la Coppa dei Campioni. Anche quest'anno aveva a portata di mano la Coppa dei Campioni, bastava non perdere a Piacenza, bastava fare un risultato con l'Inter, l'hanno fatto tutte le squadre con l'Inter, e invece niente, perché, quindi ha confermato ancora una volta come dire, la sua idiosincrasia per le vittorie. È un allenatore che non riesce a vincere. Perché compra gli attaccanti? È perché ha fiducia in Zeman, e lì è sbagliato. Lui crede in Zeman e Zeman gli propone sempre attaccanti. Zeman non ama il concetto tattico rigorosamente difensivo, ama giocare all'attacco. L'ha detto Materazzi, l'avete sentito? Sì, io so che la Roma attacca, mi sono messo dietro in contropiede, l'ho colpito. E così sono tutte le sconfitte targate Zeman. Si è visto anche con l'Inter, uno che non marca Ronaldo, non marca Baggio, poi si è visto col Parma. Ronaldo è un gran giocatore, può sempre segnare, però se lo marchi da vicino limiti i danni. Lui non marca nessuno e quindi è fatale che poi quando si tirano le somme, le squadre allenate da lui sono sempre fuori concorso. Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Buonasera. Buonasera, tocca a lei. Parliamo con? Sono Franco. Franco? Sì, da dove? Da Bari. Da Franco Bari. Da Bari, buonasera. Buonasera, una domanda al signor Biscardi. Sì, prego. Franco. Lei ha detto un secondo fa che ha preso Panucci per l'Inter. Sì. Ha preso Panucci e Thuram. No, ho detto ha preso Panucci e Thuram, quasi certo, ma quasi certo, deve firmare. Ho sentito anche... Sì, in effetti ho sentito verso l'una la radio che lei ha detto che un signore che sta prendendo anche Thuram. Esatto, esatto. E vorrei sapere inoltre, ma Pagliuca è in bilico e che possibilità c'ha Pagliuca di rimanere all'Inter? E più che altro, che altro giocatore sta seguendo, diciamo, la società di Moratti per acquistare? Dunque, va bene, grazie. Lippi, Marcello Lippi, che sarà il nuovo allenatore dell'Inter, non fa misteri che vorrebbe Buffon portiere, però Buffon il Parma non lo cede, quindi allora rimarrà Pagliuca se non metterà le mani su un grande portiere dell'Inter, perché ripeto,
Lippi vuole le squadre costruite dalle fondamenta, quindi il portiere, i terzini, il centrocampo e poi l'attacco. Quindi portiere Pagliuca, se non trova, se non riesce a portare a Milano Buffon o anche Toldo, ma Toldo alla Fiorentina nemmeno ci sente da questo lì. Però Panucci e Turan manco con Pagliuca, è una signora difesa, voglio dire. Si accontenti, Nino. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Giovanni da Milano. Giovanni, buonasera. Che cosa vuol chiedere ad Aldo? Niente, volevo solamente... Salve Discardi. Buonasera, Giovanni. Niente, volevo solamente fare una constatazione. Si parla molto dell'irregolarità di questo campionato, di fuorigioco, non fuorigioco. Forse il guaio più grande dell'Italia è aver fatto entrare troppi stranieri. Ma non tanto perché gli stranieri non fanno spettacolo, anzi fanno più spettacolo. Un Kluivert può fare più spettacolo di un Di Vaio, per esempio, perché il nome Kluivert può essere più, fa venire più tifosi anche allo stadio. Però oggi bisogna fare anche una considerazione, che si parla molto poco. Più avanti, da quando gli stranieri sono entrati in Italia, così numerosi, la nazionale è caduta. Cioè, solamente questo. Questo qui è veramente un problema gravissimo. Si può mettere Zoff, si può mettere... L'unica nazionale che mi ricordo io che ha giocato veramente bene è l'Italia 90. Le altre hanno proprio fatto la figura di una squadra normale. Giovanni ha fatto due constatazioni, due considerazioni che sono tutte e due fondate. La prima, sono troppi effettivamente gli stranieri, ma la logica del mercato, la logica dell'impresa, la logica delle società per azioni, perché adesso c'è solo la Lazio, ma l'anno prossimo ci saranno altre 4-5 società per azioni, tutte quotate in borsa, e quindi presto saranno quotate in borsa tutto il calcio italiano, come lo diverrà quell'inglese. Quindi in tutta Europa, nei grandi campionati, le squadre vanno quotate in borsa. E allora un Kluivert fa certamente desta maggiore curiosità, maggiore interesse che un Di Vaio, che un prodotto autarchico. Però devo dire anche che il nostro Giovanni si riferiva al Kluivert che abbiamo visto nel Milan. Il Kluivert che abbiamo visto nel Milan era un asso in Olanda, però aveva 22 anni e aveva sulle spalle una spada, una zappa proprio sul collo, perché aveva un processo in corso niente meno per violenza carnale. Questi sono reati che in Olanda sono puniti con da 7 a 12 anni di carcere. Quindi questo ragazzo viveva nell'angoscia, nel terrore che potesse avere rapido corso alla giustizia e presto dovesse pagare i conti con la giustizia olandese. Quando è stato sciolto da questo incubo, si è rivisto il Kluivert nel Barcellona, il grande Kluivert che conoscevamo. Però quando dice ancora il nostro Giovanni che i troppi stranieri nuociono alla nazionale, beh, questa è una cosa che è davanti agli occhi di tutti, di milioni di persone che seguono la nostra nazionale. Troppi stranieri significa meno giocatori italiani significa nazionale più debole, su questo non c'è dubbio. Certamente poi c'è una differenza se la nazionale la guida un buon allenatore o no, però nel fondo della nostra nazionale c'è sempre il problema gravissimo degli stranieri, al quale è difficile però ovviare, perché il calcio è cambiato, il calcio oggi è un calcio di business, un calcio affaristico, un calcio fortemente industrializzato e mercificato. Pronto? Pronto, che abbiamo in linea? Pronto? Buonasera. Buonasera. Sì? Sono una tifosissima della Salernitana. Che si chiama? Maria Elena. Maria Elena. Volevo chiedere al dottor Biscardi, sì, se secondo lei la Salernitana si salverà e cosa ne pensa di Delio Rossi. Grazie. Dunque, Maria Elena, io non so se tu sei una tifosa di Delio Rossi. Io non amo gli allenatori zonaroli, quindi non amo Zeman, non amo Delio Rossi, non amo Malesani, questi allenatori che vogliono giocare per lo spettacolo e perdono regolarmente. Malesani adesso è una smentita a me, al mio concetto difensivistico tattico, perché Malesani ha vinto una Coppa Italia, che è l'ultima però delle coppe, precisiamo questo, ed è in finale per la Coppa UEFA contro il Marsiglia, giocherà mercoledì prossimo. Però in campionato non ha fatto nulla, in campionato è terzo adesso, precedendo la Fiorentina, ma non è stato più in corso per lo scudetto tranne le prime partite. E vi assicuro che Tanzi, il patron del Parma, ha costruito per Malesano una squadra da scudetto, l'aveva costruito prima per Ancelotti, un altro zonarolo allievo di Sacchi, e poi l'ha costruita per Malesano. E lo scopo principale
di questa campagna acquisti molto oneroso, perché il Parma ha grandissimi giocatori, lo ha perso Maresciallo in questo primo traguardo. La seconda domanda è se si salva la Salernitana. Beh, io non sono specializzato in previsioni, naturalmente mi auguro che la Salernitana, essendo rientrata in Serie A dopo 30 anni, ci rimanga, perché è bello in questo calcio industrializzato, in questo calcio mercificato, che ci siano queste squadre che diano una linfa nuova, che onorino le città che non hanno, come diceva il compianto Costantino Rozzi, un grande bacino di utenza e che come portafoglio non possono contendere, voglio dire, con le grandi squadre dai capitali immensi. C'è ancora un po' di pubblicità, non andate via perché tra pochissimo saremo nuovamente insieme. Bene, siamo di nuovo insieme, proseguiamo con un lancio di agenzia che è appena arrivato in redazione e che riguarda l'Inter. C'è un altro allarme tanto lanciato per tanto l'Inter per c'è sempre le prime pagine. Infatti, l'Inter è davvero domani una avrà polveriera. Un ruolo importante anche nel processo, perché parliamo di questa catastrofe, questa tragicommedia dell'Inter. C'è Ronaldo, il capitano, che lancia un nuovo allarme e dice: prendiamo troppi gol. Dobbiamo evitare anche questo problema, 7 gol in 2 partite sono veramente troppi, cerchiamo di fare qualcosa. Comunque lui ha detto che è tranquillo perché afferma: la mia parte l'ho fatta, sto migliorando, mi sento meglio, e quindi forse questo è un monito nei confronti degli altri giocatori, degli altri compagni di squadra? No, più che altro secondo me Ronaldo vuole sottolineare due cose. La prima, il ritrovato stato della sua condizione fisica e psicologica. È un giocatore che ha fatto 3 gol nelle 2 ultime partite, 2 a Roma e 1 col Parma, però uno gli è stato letteralmente rubato dall'arbitro, perché il gol di Ronaldo, il primo era gol regolarissimo, la palla aveva superato la linea e quindi avrebbe fatto 4 gol, 2 doppiette, e poi ha sbagliato un rigore nella seconda parte. Allora voglio dire, Ronaldo, uno che fa 4 gol, si muove a tutto campo e umilia con i suoi scatti gli avversari, tra l'altro abbiamo visto come un uomo velocissimo come Cannavaro sia stato preso in velocità da Ronaldo, beh, ha ragione di dire: io sono qui, sono tornato in Ronaldo. La difesa dell'Inter, secondo me lui ha voluto sottolineare la necessità assoluta, l'esigenza prima dell'Inter di modificare la sua difesa, di comprare, di acquistare dei grandi difensori. Lo sta facendo Lippi con Moratti o con un'altra persona, e quindi credo che Ronaldo possa essere facilmente accontentato. Comunque non è un problema di adesso, perché sono anni che l'Inter ha fatto. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. E buonasera. Parliamo con? Nicola, chiamo da Bari. Nicola da Bari, Nicola, non di Bari. Buonasera Nicola, prego. Senta, io volevo sapere da Scaldi alcuni chiarimenti sulla qualificazione sull'Inter Toto. E visto che come? Non ho capito bene. Per chi accede, per chi può partecipare all'Inter Toto? Perché col discorso che non c'è più la Coppa delle Coppe, il Parma ha vinto la Coppa Italia, c'è un po' di così, cioè non si riesce un po' meno a capire chi può accedere e le possibilità a questo punto, diciamo, del Bari, se ce ne sono. Grazie e buonasera. Dunque, l'Inter Toto è visto in Italia come una specie di calamità. Mazzoni, che probabilmente l'allenatore del Bologna, sarà congedato dalla panchina emiliana proprio dopo questa terza sconfitta consecutiva, più che altro per i dissapori con la presidenza, ascrive proprio alla stanchezza, alla diversa preparazione che lui ha dovuto compiere per affrontare l'insidia dell'Intertoto, questo calo di energie alla fine del campionato. Perché partecipare all'Intertoto significa partecipare a un campionato che comincia quanto almeno 15 giorni prima dell'inizio del campionato ufficiale, quindi è tutta un'altra preparazione. Da una parte c'è il campionato vero, che parte con la preparazione tutta studiata per la prima giornata di campionato, e invece c'è l'Intertoto. Tu, per partecipare poi alla UEFA, per qualificarti alla UEFA, devi superare le insidie dell'Intertoto. E quando le deve superare? 15 giorni prima almeno. E quindi sballi tutta praticamente la preparazione. Quindi questo Intertoto non lo vuole nessuno, tanto che l'Inter, che adesso è in corsa per l'UEFA, ha già dichiarato che ove fosse costretta a fare l'Intertoto, rifiuterebbe, perché poi si può anche rifiutare di andare all'Intertoto, e ci sarebbe posto per una squadra straniera. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Siamo in linea con? Pietro, Bologna.
Pietro, sì, da Pietro. Bologna, tifoso del Bologna, Pietro? No, no, sono tifoso della Lazio. Della Lazio? Sì. E allora un romano emigrato a Bologna. Esatto, sì, sono un romano emigrato e tutti quanti infatti mi dicono come mai sono tifoso della Lazio, ma io gli rispondo no, come mai calabresi, siciliani, napoletani sono tifosi della Juve, del Milan e dell'Inter, perché effettivamente è così. Sono un emigrante romano, Roma è piena di immigrati. No, ma io sono calabrese. Ah, calabrese. Okay. Esatto, sì. E niente, io sono un suo vero ammiratore del processo che lo guardo sempre tutti i lunedì. E niente, vorrei dire quattro parole a favore della Lazio, perché si parla sempre ultimamente del Milan che, vabbè, è forte, ma cercano di coprire la vera fortuna che ha avuto fino adesso, sinceramente, perché gol non visti alla Lazio, anche ieri con l'Inter ho visto che c'è stato un gol fantasma, vorrei vedere, cioè, se continuando così il campionato, la prossima domenica o l'altra ancora succederebbe una cosa del genere, cosa succederebbe praticamente, visto che fino adesso non ho visto un torto assolutamente contro il Milan, eh? Volevo chiedere solo questo, se a processo, cioè, si parlerebbe un po' di più della fortuna che ha avuto il Milan, perché fino a lunedì scorso mi sembra che, vabbè, è stata una serata particolare, ho visto, però è stato coperto veramente tutta la fortuna. Pietro, alto là, noi abbiamo parlato molto della fortuna del Milan, tanto che avevamo Ganz, e io l'ho sfottuto così, con semplicità, ho detto, c'era il cul de Sacca, adesso c'è il cul di Zaccheroni, e il cul di Ganz che ha segnato quel gol con la complicità di un difensore doriano proprio in tempo di recupero, praticamente al 94esimo. Quindi la fortuna del Milan è celebrata e conclamata, però voglio dire, quando si fanno quei punti che ha fatto il Milan non può essere tutto fortuna, ci sono anche dei meriti, e certamente questi meriti, però ha ragione Pietro, sono inferiori a quelli della Lazio, perché la Lazio ha dominato questo campionato. Perché si parla più del Milan? Per la suggestione, perché tutti vorrebbero un campionato che si concluda all'ultimo istante dell'ultima partita, e quindi il Milan è l'unica squadra che dà questa illusione di poter reggere il confronto con la Lazio, ma la Lazio è stata beatificata in tutte le sue virtù e da tutti. Basta dire che il presidente del Milan Berlusconi e tutti i dirigenti del Milan e anche i giocatori hanno detto, guardate, la Lazio è la squadra che ha giocato meglio, meriterebbe di vincere il campionato, noi come tifosi vogliamo vincerlo. Però tutti hanno ammesso e hanno dovuto sottolineare le virtù della Lazio. La Lazio è stata finora e lo è finora ancora la più grande squadra del campionato e giustamente, legittimamente, con pieno merito è ancora la capolista, perché fino a prova contraria c'ha un punto in più del Milan. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Parliamo con? Io sono Mirko, Mirko da Marghera. Mirko da Marghera, buonasera Mirko. Mirko, eccomi qui. Sì? Pronto, Mirko? Mirko? Sì, pronto. Senta, dottor Biscardi, sì. Tanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo sentire la sua opinione in merito al Venezia di quest'anno, con particolare riferimento a Recoba e alla possibilità che Recoba possa restare a Venezia anche l'anno prossimo. Dunque, io devo dire che il Venezia ha fatto un grande campionato nel girone di ritorno. Si è qualificato dietro il Milan, la Lazio, credo sesto o settimo in classifica, quindi una splendida marcia ha fatto il Venezia e ha meritato la salvezza, perché il Venezia era spacciato nel girone d'andata, era fuori proprio, è stato per lunghi tratti del campionato ultimo in classifica, quindi pieno merito. Quando è cominciata la riscossa del Venezia? Quando è entrato Recoba, quando l'Inter, niente meno, si è privata di un talento come Recoba, di un grande giocatore come l'uruguaggio, l'ha data al Venezia, quindi all'Inter è mancato la genialità, è mancata l'estro, sono mancati i gol, i calci di punizione beffardi di Recoba. E questo patrimonio è stato consegnato così in prestito a Recoba. Adesso Lippi che farà? Si priverà di un giocatore come Recoba? Credo che faccia di tutto per riportarlo a Milano. E qui vale la volontà del giocatore, perché il giocatore potrebbe anche decidere di rimanere un altro anno a Venezia per riconoscenza alla squadra che ha laureato, perché nell'Inter non trovava posto fisso, e anche per il rischio di non essere sicuro titolare nella futura Inter, nell'Inter del prossimo anno di Marcello Lippi. Prossima telefonata, pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Lei è? Sono Roberto, chiamo da Genova. Roberto da Genova, Roberto. Buonasera. Sì, ma sono romano e romanista dai tempi di Amadei. Volevo dire, lo Cavore di Roma. Ecco, volevo dire questo, signor Biscardi, io vorrei parlare di Del Vecchio. Dal principio, da prima che cominciasse il campionato, Sensi
ha cominciato a cercare centravanti, prima Trezeguet, poi Barthez, poi Plinio. E se guardiamo la classifica dei cannonieri, Del Vecchio ha fatto 17 gol senza rigori, però è stato messo da Senti, credo, non da Zema, sempre in discussione. Volevo sapere, secondo lei, se c'è un motivo per cui Senti non ha fiducia in Del Vecchio, che ha fatto 17 gol e è il miglior cannoniere italiano, o seppure Del Vecchio c'è qualche motivo particolare per cui è considerato un punto debole anziché un punto di forza. Vorrei una sua opinione, grazie. Dunque, Mirko, io penso che Sensi abbia, tenuto conto della tifoseria romanista. La tifoseria romanista aveva preso proprio in antipatia Del Vecchio, che è un grande giocatore, un centravanti che fa gol, un bravo ragazzo, un giocatore che si applica per la squadra, non egoista, quindi sarebbe una iattura per la Roma privarsi Del Vecchio. Però c'è anche l'allenatore Zeman. L'allenatore Zeman vuole giocatori più veloci, più pronti, ha scelto Montella. E adesso si dice che potrebbero coesistere i due, non è vero, che Del Vecchio dovrebbe lasciare la Roma e accasarsi al Chelsea perché lo vuole ad ogni costo Vialli. Quindi io penso che la cessione di Del Vecchio sia fatta in questi termini qui. Sembra che non gabbino i rapporti tra Sensi e Zeman, perché qualcosa scricciola nel loro rapporto, tanto che Sensi vuole comprare il giocatore a prescindere dalla vocazione di Zeman. E non è detto che dopo questa sconfitta con il Piacenza, che è gravissima per la Roma, perché compromette l'ingresso nella Coppa dei Campioni, Sensi non decida di disfarsene, perché c'è anche questa possibilità. Quindi io credo che Del Vecchio non rimarrà alla Roma se rimarrà Zeman, perché Montella è stato già acquistato ufficialmente dalla Roma per la modica cifra di 38 miliardi, e quindi Sensi dovrà recuperare parte di questa cifra con la cessione di Del Vecchio, che porterà nelle casse giallorosse qualcosa come 27-28 miliardi. Pronto? Pronto? Buonasera. Sono Fabio da Fiorenzuola, provincia di Piacenza. Buonasera Fabio. Volevo chiedere al signor Biscardi una sua opinione su Simone Inzaghi del Piacenza, sì? E se è vero che il prossimo anno giocherà nel Milan. Dunque, Simone Inzaghi è un giocatore di movimento, un giocatore di quelli che fanno la fortuna degli allenatori e delle squadre, perché è un giocatore che ti fa sempre presagire il gol. Per quanto riguarda il suo ritorno al Milan, le mie informazioni sono queste: Simone Inzaghi rimarrà ancora un anno al Piacenza se il Piacenza resterà in Serie A, altrimenti torna subito al Milan. Se il Piacenza resterà in Serie A e Inzaghi quindi resterà a Piacenza ancora un anno, l'anno dopo è già stabilito che torni al Milan. Bene, siamo arrivati al termine per quanto riguarda Aldo Biscardi. Vi ricordo che tra poco saremo di nuovo insieme per quanto riguarda Telenova, perché vi proporremo le interviste più interessanti di questa giornata calcistica. Ma vi ricordo anche che Aldo Biscardi lo ritroverete, beh, naturalmente domani sera, anche domani sera tanti argomenti e tante sorprese. È una trasmissione di quelle, come si dice, calde. Estremamente caldo, caldissimo. Al Processo invece, se lo volete sentire, se volete mettervi in contatto con lui, sapete che potete telefonare alla domenica dopo le 19:20. Grazie a tutti, grazie soprattutto ai telespettatori del circuito Italia 9 Network. Buonasera ad Aldo Biscardi. Ciao, buonasera. Tra poco saremo nuovamente insieme. Buonasera. Buonasera a tutti. Bene, siamo di nuovo insieme. Prima di proporvi le interviste più interessanti della giornata dai protagonisti, rivediamo insieme come è andata la giornata calcistica e anche le classifiche. Cagliari Salernitana 3-1-1, Empoli Venezia 2-2x, Juventus Milan 0-2-2, Lazio Bologna 2-0-1, Perugia Bari 0-1-2, Piacenza Roma 2-0-1, Sampdoria Fiorentina 3-2-2, Vicenza Udinese 2-3-2. Lucchese Chievo 1-1x, Ravenna Napoli 1-1x, Verona Torino 0-0x, Pistoiese Modena 1-1x, Benevento Catanzaro 0-0x. La classifica della Serie A a due giornate dal termine. La Lazio ancora capolista con 65 punti, segue il Milan con 64, il Parma 55, Fiorentina 54, Udinese 51, Roma Juventus 48, Bologna Inter 43. Bari 42, Cagliari 40, Venezia 39, Piacenza 37, Perugia 36, Salernitana 34, Vicenza Sampdoria 33, Empoli 20.
Bene, ed ora vi vogliamo proporre l'intervista fatta a George Weah, naturalmente uno dei protagonisti, autore della doppietta che ha portato alla vittoria il Milan. Il Milan che è una delle squadre più in forma di questa seconda parte del campionato. Sentiamo George Weah. Stato da Giorgio Giglioli. Io ho approfittato una bella pass di Oliver e ho approfittato l'errore del portiere fatto da Gango. Giorgio, vi sentite più vicini allo scudetto dopo questa vittoria? Per me, io guardo avanti, deve fare 6 punti, vediamo alla fine. La Lazio quanti ne può fare però? Oh, Lazio è una grande squadra, io non guardo le gente, io non farò gufo, Speriamo Milan fatto la cosa bene e giusto. Senti, hai detto qualcosa al tuo amico Birov che era un po' avvilito in campo dopo quelle occasioni fallite? No, ma c'è la giornata così, ha fatto buona partita, però ha sbagliato 2 gol, Perugia ha fatto grande cosa perché ha chiuso di strada e Oliver. L'unica cosa, abbiamo vinto, questa è importante per la squadra. Chi fa il gol, chi non fa il gol, non è importante. Grazie. Abbiamo venuto qua per fare 3 punti. Come è cambiato tra il primo e il secondo tempo? Beh, è cambiato il gol, abbiamo dominato tutto la seconda parte della partita, perché il primo tempo non è troppo difficile, perché Juventus ha fatto... Grazie Giorgio. Bene, siamo di nuovo insieme e leggiamo anche i risultati delle altre partite di Serie B non comprese in schedina. Brescia-Ternana 2-0, Cremonese-Monza 1-1, Fidelisandria-Cesena 1-1, Lecce-Cosenza 2-0, Reggiana-Genoa 1-3, Regina-Atalanta 0-0, Treviso-Pescara 1-0. La classifica della Serie B, Verona in testa con 59 punti, seguono Torino con 58, Lecce 56, Atalanta-Treviso 54, Pescara-Regina 53, Brescia 52, Napoli 47, Ravenna 42, Genoa 41, Chievo 40, Monza 39, Fidelisandria-Cesena 37, Cosenza 36, Ternana 35, Lucchese 32, Reggiana 28, fanalino di coda la Cremonese con 20 punti. Ed ora torniamo a parlare di Juve-Milan. Il Milan non vinceva a Torino dalla stagione 93-94, uno dei protagonisti è senz'altro anche il portiere rossonero Abbiati, che noi abbiamo intervistato. Abbiati, migliore in campo, che dopo le fatiche del campo adesso deve sottoporsi alle fatiche delle telecamere che una dietro l'altra lo cercano. Qual è la parata più difficile, quella su Inzaghi o quella su Di Livio? Quella su Inzaghi al primo tempo, 0-0, che non era difficile assolutamente, però... Abbastanza ravvicinata. Sì, però era 0-0, comunque più importante, però non era difficile, ripeto. Ecco Cristian, andiamo subito sulle parole di Galliani che aveva detto vinciamo a Torino e sarà scudetto. A questo punto naturalmente c'è grande motivazione dopo questo scoglio, no? Se è vero mi fa piacere, però dobbiamo andare a giocare contro l'Empoli a Perugia, dove oggi Perugia mi sembra che abbia perso, dunque deve vincere a tutti i costi contro di noi per salvarsi. Però inizierei a pensare prima a Empoli, che è fondamentale. Ecco, sulla gara di oggi la tua difesa nel primo tempo forse ti ha coperto un po' meno bene, no? Rispetto alla ripresa in cui tutto è funzionato meglio. Non è la difesa che ha coperto meno bene, abbiamo giocato tutta la squadra, ha giocato poco la palla, ha fatto girare poco la palla, dove la Juve? Poi la Juve è una grande squadra, ci ha messo sotto perché giocava molto bene, la faceva girare, ci ha messo in difficoltà. Poi il secondo tempo abbiamo iniziato a giocarla e abbiamo trovato il gol subito all'inizio e poi la Juve ha aperto gli spazi, abbiamo avuto molte occasioni dove purtroppo... Ecco, cosa rispondete a chi continua a parlare di Milan fortunato? Se mi dicono che oggi Milan ha vinto per fortuna, giuro, non so cosa gli faccio. Ci vuole anche questa, però bisogna cercarsela, perché con la Sampdoria ce la siamo cercata. C'è stata e bene. Oggi però non accetto qualcuno che parla di fortuna, perché secondo me il Milan al primo tempo, d'accordo, non ha giocato bene. Però al secondo tempo ha fatto un grande primo tempo. Grazie. E dopo Weah, quindi abbiamo visto anche Abbiati, due protagonisti migliori in campo per quanto riguarda i rossoneri, e adesso veniamo invece ai risultati della Serie C1, Girone A. Arezzo-Como 2-2, Carpi-Padova 0-3, Carrarese-Varese 2-0, Cittadella-Alzano-Virescit 1-1, Lecco-Montevarchi 1-1, Livorno-Brescello 0-0, Pistoiese-Modena 1-1, Saronno-Siena 0-0, Spalla-Lumezzate 1-1. In classifica troviamo l'Alzano con 63 punti primo, che ad un turno dalla conclusione
Tra l'altro la Virescit è stata promossa in Serie B, invece il Carpi è stato retrocesso in Serie C2. Ecco, vediamo in questo momento la classifica. Abbiamo detto che ci sono dei primi verdetti anche per quanto riguarda la Serie C1 Girone A. Alzano, Virescit promosso in Serie B, Carpi retrocesso in Serie C2. Ed ora continuiamo con le nostre interviste. Dopo Juve-Milan, occupiamoci adesso di Inter-Parma. Ieri sera l'Inter ha subito una sconfitta ad opera della Parma, ha perso 1-3 e vediamo in questa intervista un Nosson decisamente deluso. Sono un risultato non positivo, ma la prova di Ronaldo senz'altro importante. Il risultato è una grande delusione per noi, evidentemente. Primo tempo mi sembra che la squadra di Carpi va abbastanza bene e che il nostro 1-0, che può essere 2-0 se c'è la tecnica che mostra che il primo tiro di Ronaldo è gol, può essere 2-0, ma come a Roma ha preso, la squadra ha preso 2 gol in 2 minuti e dopo 4 minuti è 1-2. È chiaro, quando dopo una stagione come Inter ha fatto quest'anno e tu giochi contro un grande avversario come Parma, che gioca con grande fiducia in se stesso, è molto difficile da venire su questo, soprattutto quando Fuser fa un grande tiro e fa un terzo gol. Se il rigore di Ronaldo è entrato, forse questo ha dato un po' di speranza alla squadra, ma alla fine è sempre 3-1 e è molto difficile per noi di ritornare contro una Parma che sa molto bene gestire una partita. Di rabbia forse anche per quel minuto in cui è successo di tutto, cioè se in un minuto per si rovina comunque un grande ma questo è il calcio, ma mi sembra che la squadra ha veramente cercato di fare bene questa sera, evidentemente è molto lavoro a fare qui in gioco di squadra, ma io non voglio criticare la squadra in nessun momento perché tutti hanno speso molto in questa partita e forse senza questi due grandi gol, la prima di Stanic e la terza di Fuser, avete qualcosa per mostrare che la squadra non ha fatto male, ma c'è un sconfitto molto amaro perché io e soprattutto tutti i giocatori hanno voluto vincere questa partita per mostrare al presidente che lui deve stare come presidente e lui deve avere fiducia in sua squadra. Come avete visto, Roy Hodgson particolarmente amareggiato, voleva dedicare una vittoria al presidente Moratti. Il nostro spazio termina qui, ma la lunga domenica calcistica di Telenova no, perché a partire dalle 20.30 ci sarà Rotocalcio con Mauro Suma. Grazie per la cortese attenzione e quindi una buona domenica sera con Telenova. A domenica prossima!